panchina libera. Andiamo, Vicetto, dai. Dai, siamocene un po' qui, seduti. Non mi piace questo posto. Associazioni mentali spiacevoli. Capisci? Ma da adesso diventeranno piacevoli. Ma cosa stai facendo? Ci possono vedere. Tu sei pazza. Chiameranno la polizia e mi porteranno il commissariato. Sciocchezze. C'è nessuno qui. Adesso. Vieni con me. Dai. Ora, stiamocene un po' qui seduti. Continuiamo a camminare. Stai ferma. Niente stupidaggini. Oh, ma come sei cattivo. Andiamo, amicetto, dai, dammi un bacio. Un bacino. Adesso sì, che sto bene, adesso sto benissimo. Sei stata tu a voler fare un giro in macchina. Avremmo potuto andare subito da te. Volevo ancora fare un piccolo giro con te, come fanno tutti gli innamorati. Ci nascondiamo sempre. Quand'è che parli con lei? Le parlerò. Ti ho promesso che lo farò. È che non è ancora arrivato il momento giusto. Sono già 5 mesi che aspettiamo questo momento giusto. Continuiamo a discutere. Tu non puoi nemmeno immaginare che razza di persone sono. Lei è suo padre. Se lei si lamenta con lui, lui farà di tutto per distruggermi. Per distruggere me, la mia attività, i miei contatti. Allora, Sergei, che cosa possiamo fare, eh? Sei tanto pericoloso. Vuol dire che non parlerai mai con lei, eh? E che ne sarà di noi? Ti ho detto che dobbiamo aspettare il momento giusto. Quale sarebbe? Un funerale? Quale funerale? Di chi? Ma del padre di tua moglie. Almeno dall'aldilà non ti farà niente. Ma non guardarmi così, stavo solo scherzando. Ti metti anche a scherzare. Scherzi a parte. Come si può evitare la reazione che avrebbe se divorziate? Neanche Vi era una santa, sai? È tutta suo padre. È pazza. Ah, sì. E allora, perché l'hai sposata se è così cattiva? È stato un terribile errore. Uscivamo assieme e... Ah, e tu non l'amavi? Certo che no. Io amo te. Allora perché ci uscivi se non l'amavi? Beh, credevo di amarla, mi sembrava che potesse andare. Al tempo io e te non ci conoscevamo ancora e non avevo ancora termini di paragone. Allora tu fai dei paragoni tra me e lei? No, nessuno fa paragoni tra te e lei. Intendevo un'altra cosa, Marina. Ma che ti prende oggi? Senti, perdonami, io... Scusami, è che io lo so che tu mi ami e che tra di noi è tutto diverso, ma... Ecco, io sono gelosa, ecco, gelosa. Tutti questi discorsi non fanno altro che rovinare il nostro rapporto. I nostri sentimenti. Scusa. Va bene, dai. Però
Promettimi che non torniamo più su questi argomenti. Promesso, promesso, promesso. Sergio, ti prego, dammi un bacio. È questa allora la puttana con cui te ne vai a spasso? Viera, amore, ma che dici? Hai visto, ma... quale puttana? Io non conosco affatto questa donna, è la prima volta che la vedo. Viera, amore, stai calma, ascolta, ascoltami. No, io non la conosco questa donna. Ascolta, si è sentita male, è svenuta, ha perso conoscenza, io l'ho rianimata. Ma se ho visto tutto, tu l'hai baciata, questa cagna, bastardo animale. Viera, bambina mia. Ascolta, io non l'ho affatto baciata, hai visto male. Le ho fatto la respirazione bocca a bocca. Era lì, distesa, non si muoveva. Non potevo mica certo lasciarla in quello ma stato. Ma no, eri chinato accanto a me, la cagna. Che assurdità. Dai, pensaci, avresti fatto la stessa cosa anche tu. Avrei chiamato un'ambulanza. Ma quale ambulanza? Dio solo sa cosa sarebbe potuto accadere mentre io correvo a Covapra a chiamare l'ambulanza. Una donna sola, in un parco, in un luogo deserto. È la verità? Ma certo. Non mi stai mentendo? No, è la verità. Ma come puoi pensare a questo? Come se io potessi stare con una donna che non sei tu. Io ti amo così tanto. Va bene, allora portiamo questa donna in ospedale. Hai la macchina? No, ma... Se è stata male significa che ha bisogno di un dottore, ma guardala, è pallida come la morte. Ho lasciato la macchina vicino ai cassonetti. Avvicinalo all'entrata del parco mentre io cerco di aiutarla a camminare. Vai. Ce la fa adesso? Mi scusi se prima ho parlato a sproposito, ma capisce bene anche lei la situazione, no? Sì, sì, anche lei. È così gentile. Non serve che mi portiate all'ospedale, no? No, forse è meglio che me ne vada. No, dopo tutto quello che è successo, bisogna che se ne vada in macchina. Sergei? È sicura? Sì, sarebbe meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Viera, amore, allora io vi aspetto all'entrata del parco. Vado a prendere la macchina. Va bene? Arriviamo. Io vado. Vado, amore. Vai. Vado. Prendere la macchina. Che novità! Lui che se ne va. Avevo capito tutto. Tutto. Certo, potevi fare un pochino più piano di armi. Ho fatto fatica a tenere le lacrime. Mi sono perfino spezzata un po'. E non pensavo che mi avrebbe fatto tutta questa impressione. Ma io lo conosco questo posto. È proprio qui che mi ha chiesto di sposarlo. Dopo che mio padre gli aveva parlato. Già, non è stato facile riuscire a trascinarlo qui. Diceva che... questo luogo gli faceva venire in mente associazioni ben po' dispiacevoli. Beh, ma a questo c'è un rimedio. Sei sicura? Assolutamente. Ecco, adesso non avrà più associazioni mentali spiacevoli.